poi una serie di progetti sui quali ci darà anche una, so che introdurrà, presenterà in parte perlomeno, e da alcuni anni anche curatore insieme a Stefania Rostl del Festival di Savignano sull'Ubicone, del Sifest, che negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento credo importante per il panorama fotografico italiano, perché ha contribuito, io ritengo, a sponsorizzare sia il Festival di Savignano, forse insomma qualche anno fa non era così importante, ma soprattutto ha introdotto in Italia una serie di autori attraverso il progetto Loro Fotografi, ma anche una serie di curatori, di altri personaggi di rilievo internazionale che ogni anno segnano il Rubicone a settembre, sono lì a tenere seminari, a partecipare a tutto il portfolio, eccetera. Per cui credo che Massimo Sordi e Stefania Rosa abbiano svolto in questi ultimi anni, stiano svolgendo un lavoro fondamentale per la fotografia italiana. E oggi ci parlerà Massimo proprio di questa sua esperienza, dei molti progetti che ha portato avanti a Savignano sul Rubicone, ha portato anche insomma, una serie di pubblicazioni, di libri di quali ci parlerà, per cui cedo, ringrazio Massimo per essere venuto qui a Bari, è la prima volta che in realtà faceva il piacere di venire qui, e per cui cedo la parola. Intanto grazie anche per questo invito, sempre molto gradito, ed è sempre molto bello insomma tornare a Bari, no? Tra i giovani interessati alla fotografia. Sì, un po', parlerò di alcuni progetti in cui insomma mi trovo in veste di curatore, pure dei progetti legati appunto al Festival di Savignano, che in qualche modo hanno premetto che tutti questi progetti curatoriali di ricerca sul territorio li ho fatti, come anticipava anche Michele, insieme con Stefania Rossi, che a sua volta è docente all'Università di Bologna, scuola, ora non più facoltà, scuola di ingegneria ed architettura di Cesena. Io ho iniziato a insegnare nel 2000-2001, quegli anni, a Cesena. Ed è stato, come tutte le cose, diciamo anche prima con Berardo, no? Tutte le cose nascono un po' per caso, no? Un po' tutto quello che riguarda i nostri incontri, il nostro futuro, spesso insomma si incappa casualmente un po' in tutte queste vicende. Mi ricordo che io e Stefania, insieme con alcuni ragazzi della facoltà, abbiamo voluto organizzare un primo workshop a Pennabilli, che è un piccolo paesino dell'entroterra marchigiano. Mi sentite? Ok. È stata forse una prima esperienza in cui avevamo voglia proprio di fare qualcos'altro, di fare qualcosa con la fotografia. E mi ricordo che organizzammo appunto un workshop in cui parteciparono una decina di ragazzi e chiamammo un fotografo noto, Marco Zanta, a fare una sorta di conferenza e seguire in parte il lavoro di questi ragazzi. Questo era il 2004. Facemmo una mostra nel 2005 attraverso la facoltà di architettura, allora proprio nei nostri locali di Cesena. La videro coloro che erano a capo un po' della struttura di Savignano, insomma la struttura amministrativa di Savignano, e così ci incontrammo casualmente. Ci chiesero di partecipare attivamente al festival, allora il festival di Savignano, che posso anticiparvi che è il festival più vecchio in Italia, a settembre c'è stata la 22esima edizione, poi ne sono sorti molti altri,
alcuni di grande spessore o di grande nomea, come quelli di Reggio Emilia, Roma. Però Savignano, insomma, ha questo primato del festival, insomma, più vecchio in Italia. Per cui ci chiesero in qualche modo di portare la nostra attività didattica all'interno del festival. Il festival allora aveva 15 anni, era nato un po' in sordina come letture di portfolio in piazza, si chiamava Portfolio in piazza appunto la prima edizione, e si sono susseguiti in questi 15 anni alcuni direttori, tra cui Lanfranco Colombo, storico direttore della Galleria Diaframma a Milano, Mario Cresci e Dennis Curti, che allora nel 2006 era l'allora direttore del festival. Per cui, insomma, volevano in qualche modo intercedere con l'università per creare un progetto in qualche modo didattico, tra virgolette, e legandolo in qualche modo al festival. Allora il festival aveva un direttore, appunto, artistico, che era Dennis Curti, però bisogna dire che il comune comunque teneva salde nelle mani un po' tutta l'organizzazione del festival, il comune che comunque dava gli incarichi e in qualche modo filtrava quelle che erano le proposte dei direttori artistici. Savignano in particolare in quegli anni aveva avviato un progetto di riqualificazione del Parco del Rubicone. Sapete, questo Rubicone, per chi lo vede, è un fiumiciattolo, ma dal punto di vista storico, insomma, ha una risonanza enorme. Per cui avevano avviato un progetto che poi è stato dato come incarico ad alcuni progettisti romani, e appunto attraverso la loro richiesta noi dovevamo in qualche modo affiancare quest'opera progettuale di questo gruppo di architetti ed ingegneri di Roma, aiutando attraverso la fotografia la conoscenza di questo territorio. Per cui sulla sorta dell'esperienza fatta a Pennabilli iniziamo una sorta di workshop aperto a studenti della facoltà di architettura e anche di fotografi esterni che sono venuti sin da subito. Lo curavo io ed era organizzato appunto da me e Stefania. Mostrerò molte cose, adesso pensavo di fare una sintesi rispetto a quello che intendevo mostrarvi, ma adesso ho cominciato un po' così, un po' in sordina. Allora, Looking at, Looking for, che è il titolo di un progetto che abbiamo fatto negli anni seguenti, un po' sintetizza questa volontà attraverso la fotografia di cercare, no? Sempre una grande ricerca, una grande interrogazione sulla realtà, in particolare il paesaggio che di volta in volta ci troviamo ad affrontare fotograficamente. L'esperienza del Parco del Rubicone è stata fissata attraverso una convenzione tra appunto il comune di Savignano sul Rubicone e la facoltà di architettura, ed era una convenzione triennale in cui ci chiedevano di partecipare con dei workshop, organizzarli, curarli, aperti a studenti e non solo, e negli anni, appunto nel triennio 2006-2008. Di volta in volta, sulla sorta appunto dell'esperienza in cui invitammo Marco Zanta a Pennabilli, avevamo piacere ogni volta di far intervenire un autore importante che attraverso una conferenza mostrava e stimolava gli studenti attraverso i propri lavori, e d'altra parte, insomma, li incontrava per una sorta di visione di quello che in qualche modo stavano facendo. Per cui nel primo anno vedete Francesco Radino, 2006, nel 2007 Paola De Pietri, insieme con Dennis Curti, che era direttore, che fece una conferenza, e nell'ultimo anno Frédéric Delangle, che è un fotografo parigino giovane. Vedete alcune pagine tratte dallo studio di fattibilità, appunto legato a questo gruppo di architetti, e sulla sinistra il territorio di Savignano. Vedete questo segno bianco, appunto a Rubicone, che partendo da una situazione di collina passa attraverso il centro storico, fase 2, zona 2, e poi attraverso la campagna, zona 3, arriva, zona 4 è dove c'è un grandissimo centro commerciale, in qualche modo ha sbilanciato un po' le politiche economiche e sociali del territorio, per sbucare, vedete, sull'Adriatico, quel triangolino e il mare,
Nella spiaggia più piccola, penso territorialmente più piccola di tutta Italia, perché la spiaggia di Savignano a Mare, quindi del territorio di Savignano sul Rubicone, penso sia tipo un 40 o 50 metri, per cui la spiaggia più piccola d'Italia. Vedete che il territorio mostra comunque delle realtà completamente differenti, dalla collina al centro storico, dove c'è il famoso ponte davanti a cui si è fermato Giulio Cesare, no, diciamo, ed ecco l'importanza di questo storicamente importante punto Rubicone, è conosciuto internazionalmente, per poi attraverso un territorio molto pianeggiante, vasto, arrivare a sfociare al mare. Questo era il folding del primo progetto nel 2006, ed ecco alcune immagini di questi studenti. Adesso vorrei magari passare molto velocemente attraverso le immagini. Sabrina Ragucci, ormai insomma un'autrice importante in Italia, partecipò a questo primo workshop, queste sono alcune immagini sue. E poi alcune immagini degli studenti. Appunto, in tutti questi progetti, in questo progetto triennale, si è pensato di fissare il Rubicone come l'elemento, come riferimento costante rispetto al progetto, dalle colline appunto fino alla foce dell'Adriatico. E queste diverse aree strategiche venivano di volta in volta implementate all'interno dei progetti. Dalle prime relazioni rispetto al progetto, così come era pensato, il progetto fotografico, come era pensato, volevamo indirizzare da una parte la pratica nella teoria, e non la teoria nella pratica, per cui sfruttare questo workshop come un momento importante per il confronto attraverso la fotografia. E poi, citando le parole di Nathan Lyons, volevamo guardare il paesaggio non soltanto il rapporto tra l'uomo e la natura, ma proprio l'uomo come parte della natura. Il concetto di paesaggio ridefinito appunto rispetto a un concetto classico, sono le parole di Nathan Lyons, di ambiente naturale, per includere come referente l'interazione di un legame tra uomo e uomo e uomo natura. Nel 66 Nathan Lyons aveva fatto un'importante mostra alla George Eastman House chiamata Towards a Social Landscape, per cui verso un paesaggio sociale. Ecco che fin da subito abbiamo cercato di far capire ai ragazzi che partecipavano a questi workshop che ci interessava insomma questa visione sul paesaggio sociale, in cui l'uomo è parte del paesaggio, non è soltanto l'uomo rinascimentale che guarda il paesaggio dall'esterno. Veniamo nel 2007 con la seconda esperienza, sempre fatta più o meno con le stesse modalità, per cui invitammo Paola De Pietri, che insomma, ci presentò il suo lavoro, discusse un pomeriggio con gli studenti, e poi, importante, importantissimo, il fatto che comunque una selezione di progetti sono sempre state incluse all'interno del festival, per cui il festival si tiene da 15 anni ormai, allora, si teneva a settembre, i nostri progetti si facevano a giugno, per cui riuscivamo in questo ambito, in questo periodo, da giugno a settembre, a selezionare alcuni lavori per la mostra e curare una parte del catalogo in cui venivano appunto presentati e pubblicati questi lavori. Vi troverete in queste foto degli studenti dei riferimenti molto chiari, no, e definiti rispetto alla storia della fotografia. E poi l'invito a Frédéric Delangle. Frédéric Delangle tenne una conferenza e in quel frangente in particolare
mise a disposizione tutta la sua intelligenza e generosità per lavorare a gruppi di studenti. Insomma, lui diceva, io ho imparato praticamente da solo a usare queste strumentazioni, il banco ottico, analogiche, di grande formato, nessuno me l'ha insegnato, per cui io voglio mettere la mia esperienza a disposizione di ragazzi. Per cui per gruppi, insomma, è andato a fotografare con loro e hanno costruito insieme una sorta di fotografia, come la chiamava lui, collettiva, per cui tutti i ragazzi di questo gruppo lavoravano intorno a quella che doveva essere un'immagine costruita da entrambi. E questa poteva essere è una delle immagini collettive fatte da Frederick Delange insieme con gli studenti. È stata un'esperienza determinante perché ci ha fatto capire che, insomma, al di là di questi interventi esterni in cui chiami comunque un fotografo noto che ti presenta il suo lavoro, lavorare insieme con gli studenti in questo modo diretto poteva essere un sistema molto interessante, no? Per cui è stata un po' la chiave di volta rispetto ai progetti successivi che abbiamo curato. Nel frattempo ci soffermiamo a questa mostra, abbiamo mappato attraverso le fotografie di ragazzi i quattro ambiti importanti in cui si suddivide il territorio di Savignano, per cui dalla collina al centro storico vedete la campagna e il mare. Per cui quello che sarà poi il catalogo e anche la mostra è con una divisione, la parte della collina presenta questa serie di immagini fatte dagli studenti, passo molto velocemente perché altrimenti non riesco a mostrarvi nulla. Ovviamente il Rubicone è quel segno costante un po' in tutti questi progetti, per cui spesso, insomma, lo ritroverete fotografato. Il centro storico, questa è un'altra delle fotografie collettive costruite da Frederick Delange insieme a un gruppo di 5 o 6 ragazzi. La parte della campagna, scendiamo appunto verso la foce. Per finire il mare. Le tecniche sono assolutamente molto diversificate, ognuno utilizzava, insomma, la macchina che aveva a disposizione, dal banco ottico, come in questo caso, avete visto prima le macchine tipo Olga con obiettivi di plastica, queste macchine di medio formato. Le foto di Alessandro. E alcuni hanno lavorato sul percorso, per cui proprio la discesa dalla collina appunto verso il mare. Anche qua i riferimenti sono chiari, insomma, Bernard Plossou in questo caso, Luigi Ghirri, maestro comunque, non solo perché è nato in questo territorio, maestro di tutti, direi. E questa è stata la prima esperienza del Parco del Rubicone. Diciamo che è stata un'esperienza molto importante, da una parte perché, insomma, la fotografia è servita, no, ad un progetto chiaro sul territorio, per cui appunto questo progetto che si stava facendo sul Parco del Rubicone, e poi perché comunque ha messo insieme l'importanza di un festival, no, con l'importanza di un progetto, diciamo, didattico, comunque di laboratorio come questo. Il festival è stata sempre la vetrina, no, ogni anno, per mostrare i lavori, per cui i ragazzi o i giovani fotografi che partecipavano sapevano che comunque dopo lavoravano non solo durante il workshop, no, che durava 4-5 giorni, ma lavoravano anche per la mostra e per il catalogo. Questa esperienza ci ha permesso di entrare ancora di più all'interno della fotografia Savignano, e ci hanno chiesto un ulteriore progetto che è stato questo, molto più, insomma, importante, di ampio respiro assolutamente, che è il progetto Synthesis Territorio Industria Società. Allora, il progetto Synthesis
Era un progetto che partiva dall'industria. Il territorio di Savignano è un territorio molto ricco, ci sono delle industrie legate anche alla fashion, all'abbigliamento e alla moda, molto importanti, no? Dal lavoro manuale si passa comunque a l'intelligenza di questi imprenditori, appunto, a quella di unire un lavoro artigianale a un lavoro di alta qualità, no? Per cui non vi cito le ditte, ma ci sono alcune ditte, insomma, che sono assolutamente leader nel campo del calzaturiero piuttosto che dell'abbigliamento. Per cui l'industria è assolutamente il motore economico di un territorio come quello di Savignano e dintorni, che però come interessa assolutamente, si relaziona in maniera assolutamente diretta con il territorio sul quale lavora e con la società, con le persone che vi abitano. C'è una forza lavoro, logicamente, di questi anni extracomunitaria molto importante, per cui questo, questo motore industriale ha comunque modificato molti aspetti del territorio. Il progetto Sintesis è stato fatto dal 2009, per cui dall'anno successivo al progetto precedente, fino al 2012, interessando 7 fotografi importantissimi, li cito nell'ordine: Marco Zanta, Andrew Phelps, Simon Roberts, Guido Guidi, Martin Parr, Raymond Vauda e Mark Steinmetz. 4 di questi fotografi hanno seguito anche un workshop di giovani studenti e giovani fotografi da tutta Italia che hanno partecipato, molti dalla regione Puglia, non ci tengo a sottolinearlo. Ed è interessante questo legame che unisce, no, in questi anni molto direttamente Savignano, comunque la fotografia con la Puglia, no? Forse non è un caso che il fatto che sia io qui, che già venni nel 2008, è stata la prima volta che sono stato invitato, però c'è un legame solido, insomma, che si può strutturare ancor più. Per cui 4 di questi fotografi hanno collaborato in maniera molto diretta con gli studenti, è stato molto bello, ovviamente. Parte del lavoro fatto dagli studenti finiva sempre all'interno di una mostra, all'interno del festival, e una parte dei cataloghi del festival è sempre dedicato al lavoro degli studenti. Marco Zanta è stato il primo, vi mostro alcune immagini, insomma, dei suoi interventi, delle sue conferenze, del fatto che comunque questi fotografi sono stati tutti davvero molto generosi nel dialogare, nell'aiutare, nello stimolare appunto gli studenti. Nel 2010 Andrew Phelps, anche lui un fotografo molto noto, americano, che abita però in Austria da una ventina d'anni, di una generosità spaventosa. Direi che tutti i fotografi, non so se è un caso, ma tutti i fotografi che abbiamo chiamato a Savignano hanno dimostrato veramente un'ampia apertura e generosità nei confronti dei giovani. Per come pensiamo noi il festival e questi progetti, devono essere dei progetti per i giovani, assolutamente, per cui ci dispiacerebbe se un giorno uno di questi autori, insomma, ponesse un muro tra se stesso, tra la sua importanza, tra la sua individualità e quella dei giovani. Non deve esserci nessun tipo di barriera, e fino adesso direi che siamo stati veramente molto fortunati in questo. Vedete, Andrew comunque raccontava i suoi lavori, che sono sempre molto utili per affrontare fotograficamente il workshop, e poi insomma andava a lavorare. Abbiamo chiesto a tutti i 7 fotografi un lavoro specifico sul territorio, spesso ci andavano insieme con degli studenti. Questa è una mostra che è stata fatta appunto sul suo lavoro, insieme con lui il lavoro dei giovani, per cui è sempre importante mettere insieme le cose, per cui il fotografo noto viene, però collabora in maniera così stretta con i giovani, è difficile scindere quello che fa lui personalmente da quello che è nato, dalla relazione che è nata in quella settimana insieme con questi ragazzi. Per cui vi presento anche alcune fotografie degli studenti più che le immagini di Phelps, che comunque vedremo dopo. Alcuni autori giovani sono diventati comunque anche famosi negli anni. Se alcune parole chiave rispetto a quello che ci piace comunque trasmettere a questi workshop è insomma il camminare come una delle attività più importanti del fotografo, no? Guido Guidi, citando a sua volta
Bernardo Secchi dice che l'urbanistica si fa coi piedi, ma anche la fotografia si fa coi piedi. Simon Roberts nel 2011, anche lui generosissimo, vedete come insomma è stato incredibile quella volta, prima di venire a Savignano ha chiesto agli studenti, che poi hanno partecipato al workshop, di presentare ognuno due immagini, non due immagini scattate, ma due riferimenti, per cui è stato fatto si è creato veramente un dibattito molto interessante rispetto a queste due immagini, che potevano essere pittoriche o di altra natura, che i ragazzi presentavano come dei riferimenti chiari, no, rispetto all'attività che andavano a fare. Vedete che Simon Roberts mette al centro dei propri consigli e delle proprie modalità il progetto, no? Per cui il progetto è legato a una serie di variabili, tra cui importantissima quella del tempo, no? Ovviamente il tempo è sempre molto poco per fare questi progetti, sono sempre 3, 4, 5 giorni, una settimana al massimo, sia per lui, no? Noi gli chiediamo come committenza un lavoro specifico sul territorio, che per i ragazzi che vengono, però quella variabile tempo è comunque una variabile da considerare all'interno di un progetto, della fattibilità di un progetto. Interessante come lui, no, sottolinea questa cosa di progetto, un autore giovane, molto preciso anche nei propri lavori, e dalla parte opposta ad esempio un autore come Guido Guidi, che di progetto non vuole sentire parlare, dice: per me il progetto è svegliarmi domani mattina e andare a fotografare, no? Qui invece il progetto è ben chiaro, capite anche forse la distanza concettuale rispetto proprio all'esecuzione di chiamiamolo progetto, chiamiamolo il lavoro fotografico, no? E poi la conferenza serale, insomma, in cui l'autore presenta i suoi progetti, eccetera, eccetera. Vedete la proiezione molto, molto seguita. E anche qui alcune fotografie degli studenti. Sì, in questo caso il tema di, magari dopo ne parlo meglio, il tema di Zanta era quello dell'industria, il tema di Phelps era quello del paesaggio rurale, delle aziende agricole a conduzione familiare, mentre il commercio era il progetto che era stato conferito appunto a Simon Roberts. E veniamo ai libretti. Alla fine di questo progetto è stata presentata una grande mostra, 7 stanze direi per 7 fotografi, per cui ogni fotografo aveva la sua stanza, e 7 libretti, per cui ogni fotografo ha avuto il suo libretto stampato. Purtroppo non ho potuto portarlo per questione di peso, no? In cabina, per cui non sono riuscito a portarlo, ne ho portati altri che poi insomma potete vedere. Un ottavo libretto invece raccoglie i testi delle interviste fatte da Stefania Rossa a tutti i fotografi, e un testo che Gary Badger, che è stato anche qui da voi la settimana scorsa, insomma, ci ha scritto. Forse per presentare questo lavoro potrei anche citare alcune frasi di Badger, che ritengo interessanti rispetto a un progetto così preciso e chiaro, ma anche complesso nel territorio. Dice che da tutti questi lavori è emerso un tema comune. Elemento centrale sembra essere come l'economia tradizionale stia resistendo a fatica, ma con tenacia, di fronte alla competizione smisurata rappresentata dai grandi gruppi finanziari. In questa lotta è a rischio ormai anche l'identità, prima parola chiave del paesaggio contemporaneo, della regione, delle persone, davanti a una globalizzazione, seconda parola chiave, senza volto, che lentamente penetra ovunque. Una dimensione internazionalista che aiuti a superare i confini tra le nazioni dovrebbe rappresentare una spinta positiva, ma a patto che non soffochi le tradizioni, terza parola chiave, locali e l'identità culturale. Stefano Rossi e Massimo Sordi sono riusciti a coinvolgere la comunità fotografica internazionale per farci riflettere su queste tematiche. Un'altra cosa che sottolinea Badger è il fatto che si parli di territorio, che lui declina nel termine francese di terroir,
che dice un termine francese che contiene in sé tutte quelle implicazioni culturali, storiche e sociali che sono alla base del lavoro. Avete capito che è un lavoro non soltanto sul paesaggio, ma sulle implicazioni che a partire dall'industria comunque confluiscono all'interno di un paesaggio e quindi nella complessità di dover raccontare fotograficamente un paesaggio di questo tipo. Già sappiamo che la fotografia comunque ha dei limiti molto forti, la fotografia lavora per frammenti, la fotografia non può mai raccontare tutto, la fotografia non è la realtà, per cui capite bene la fatica di tenere insieme tutti questi 7 progetti completamente diversi. E, un'altra cosa importante rispetto a questo progetto, che per come l'abbiamo presentato, un progetto rivolto alla lettura di differenti elementi di matrice architettonica, antropica e sociale, che contribuiscono a dare forma al paesaggio industriale contemporaneo. Abbiamo sempre parlato in questi progetti e nei successivi di riferimento importantissimo rispetto alla storia, alla tradizione. Già ne parlava Robert Adams, diceva che una delle cose importanti in fotografia è ancorarsi comunque a una tradizione. No, tutti noi siamo nati piccoli, per cui per forza di cose anche i più grandi comunque hanno sempre studiato i propri maestri. E per cui mi viene da pensare a questo territorio, lo vedrete, insomma, un territorio non particolarmente interessante, quello di Savignano, come lo è buona parte di quelle terre, un territorio molto anonimo, un territorio, riferendomi ad un precedente molto interessante che è le sezioni del paesaggio italiano di Basilico e Boeri, presentato alla Biennale del 96, lo chiamerei il territorio delle sorprese, per cui c'è un capannone, a fianco però c'è un monumento molto importante, però a fianco c'è il negozio, piuttosto che il capannone trasformato in birreria, e sopra c'è l'abitazione della famiglia. È un territorio in cui tutto è possibile, e questo è il territorio, insomma, buona parte del territorio italiano. Vi ricordo che le sezioni del paesaggio italiano erano delle sezioni che partivano da due poli e comprendevano un po' tutta l'Italia, da nord a sud, e il lavoro di Basilico Boeri è stato vedere cosa succede tra queste due, in queste direttrici, che uniscono due città molto importanti. Sì, il territorio in cui tutto può succedere. Mi riferisco a un'altra citazione molto importante, quella di Salvatore Settis sul paesaggio contemporaneo. Dice: il paesaggio è il grande malato d'Italia, basta affacciarsi alla finestra. E qua vedremo Villetta Schiera, dove ieri c'erano dune, spiagge, pinete, vedremo mansarde malamente appollaiate sui tetti un giorno armoniosi, sui terrazzi già ariosi e fioriti. Si tratta per la maggior parte di aree edificate indifferenti al sistema che le accoglie, ma capace di trovare riscontro positivo non soltanto tra i residenti e di mutare però le abitudini del vivere quotidiano. Vedremo boschi, prati, campagne arretrare ogni giorno davanti all'invasione di mesti condomini. Vedremo coste luminose e verdissime, colline divorate da case incongue e palazzi senza anima. Vedremo gru levarsi minacciose per ogni dove. Finisce, villaggi che per secoli hanno saputo crescere, conservando l'impronta della cultura dell'abitare, tanto più nobile quanto più povera, sono sempre più spesso assediati da nuovi anonimi quartieri che cancellano dall'orizzonte campanili, torri, mura, alberi secolari. Il tema dell'orizzonte, non esiste più l'orizzonte, no? L'orizzonte è cancellato, forse nei miei lavori più recenti, che dopo vi mostrerò, forse sono proprio la ricerca di questo orizzonte, che l'orizzonte è sempre un punto di sicurezza in cui l'occhio può appoggiarsi, no? In cui puoi misurare il territorio, e spesso insomma si fatica a trovarlo questo orizzonte. È difficile vedere i tramonti, no? Io vado spesso in India, come poi vedete anche nei miei lavori, e lì, cioè, ogni sera insomma seguo il calare del sole, fino insomma al tramonto, e pensi che comunque fai parte di, non sei così piccolo, forse sei più ampio, fai parte di un universo che è molto più ampio. Qua faccio fatica, no? Non so quanti tramonti posso contare in un anno, per cui l'orizzonte insomma è perso per sempre, l'orizzonte che definiva anche una misura nel Rinascimento, no? Le terre del Signore andavano fino dove arrivava l'occhio, oggi non possiamo più dire lo stesso.
L'ultima cosa relativa a Badger, dopo vi mostro le immagini, dice che la sua più grande virtù di questo progetto sta nel fatto che negli anni a venire rappresenterà sia un archivio storico che una raccolta di ritratti d'autore di Savignano sul Rubicone della provincia di Cesena-Forlì, un momento particolare della storia europea del XXI secolo. L'importanza dell'archivio. Tutti questi progetti sono fatti anche per costruire un archivio, una memoria. La fotografia è un documento e la fotografia documenta. Per cui, fermando questo momento, ci permette comunque di fissare attraverso una stampa, una fotografia, un momento che, nel momento in cui è fissato, già se n'è andato. Per cui, insomma, le campagne fotografiche spesso nascono anche con l'evidente intento di studiare un territorio e di permettere di avere un patrimonio culturale imprescindibile per le generazioni future. Così lo è stato rispetto alle grandi campagne fotografiche che ci insegnano ancora oggi, la Farm Security Administration, ma anche, se volete, i progetti di Nadar, no, quel ritratto della borghesia dell'Ottocento, ci consegnano una storia, e la fotografia, insomma, può dare il suo contributo proprio perché è uno dei mezzi privilegiati per questo. Veniamo alle campagne fotografiche. Purtroppo vi chiedo di, rispetto alla campagna fotografica di Zante, in cui le fotografie sono verticali, avete già capito che no, dovete un po' muovere la testa. Ma comunque funzionano così, anche come dei paesaggi, se volete, inventati. Marco Zanta, appunto, era stato dato questo incarico, di lui già aveva prodotto dei libri fotografando l'interno di alcune fabbriche, no? Addentrandosi appunto all'interno di stabilimenti produttivi, quello che abbiamo chiesto è di fare questo lavoro, che già sapeva fare molto bene, all'interno di alcune industrie di Savignano. Si è addentrato fino al motore del sistema economico, no, quel perno, diciamo, che tiene insieme un po' tutto il territorio di Savignano dintorni. È quasi una scansione del corpo di questa macchina industriale, per cui non mi interessa che questi paesaggi siano visti rovesci, forse vanno bene anche così, no? È un corpo spesso inerte, informe, che comunque appunto è il cuore pulsante, no? Di questo territorio. Siamo nel 2009, forse ancora questa crisi, per come la percepiamo adesso, non era così presente, per cui ancora non si parlava di cedimento nazionale, internazionale, se volete, del sistema economico. Martin Parr è stata la seconda campagna. Martin Parr è venuto a Savignano, è stato circondato un po' da tutti, meno da noi, e ha lavorato appunto anche lui su quello che sapeva fare, sulla fashion industries, per cui sulle industrie legate all'abbigliamento, ai nomi, no, che contano all'interno del sistema economico savignanese. Aveva portato a Savignano la mostra Luxury, no, un progetto che aveva appena terminato e pubblicato con Steidl, ed ecco, insomma, le immagini che in qualche modo sono state selezionate per questo libretto. Ripeto, no, vedete, con la sapienza dell'artigiano, questi prodotti appunto vanno nel mondo. Sono marchi importantissimi all'interno di un panorama internazionale. Vedete anche come qui, no, la tradizione, il microcosmo, dopo può comunque trovare un suo significato anche in un senso molto più ampio rispetto a questo. Questa persona a sinistra è... non mi ricordo il nome, comunque è la moglie di un fotografo molto noto che vedremo dopo, morto, che ha fatto un lavoro, lui lavorava nella moda, ma ha fatto un lavoro molto preciso che vedremo poi nella parte dedicata al festival. La persona a destra è la sorella di colui che è padrone di questa enorme azienda, diciamo, di risonanza internazionale. Quando ha visto la foto esposta, non si piaceva e voleva farla togliere. Cioè, questo per capire come la fotografia spesso
no, sia pericolosa, se vogliamo, come la fotografia comunque prende le distanze rispetto alla realtà, come la fotografia spesso non ci mostra quelli che siamo, ma è fotografia, no? È un'altra cosa. Altre figure chiave, vedete, due sorelle. Andrew Phelps, l'abbiamo già visto il lavoro, a lui era dedicato appunto il lavoro sul territorio economico, il lavoro molto delicato, insomma, questi fotografi consegnano in genere da 15 a 20 stampe, per cui un lavoro, se volete, anche piccolo, misurato, nel tempo che comunque hanno a disposizione. Andrew Phelps è abituato a lavorare in tre modi, con tre distanze, con tre misure, se volete. La parte aperta, per cui il territorio è molto aperto, quelli che lui chiama still life, per cui no, degli oggetti molto vicini, e i portraits e le persone. E tiene insieme questi tre linguaggi all'interno di progetti che ormai insomma, l'hanno reso anche una figura importante all'interno della fotografia internazionale. Questa che secondo me è una fotografia meravigliosa, no? Sembra un dipinto olandese, no? Vedete come i colori, come queste figure comunque creano un nucleo, un centro molto importante all'interno di questa immagine. Mark Steinmetz. Mark Steinmetz insieme con Martin Parr hanno svolto no, il loro progetto personale, non hanno seguito workshop. Steinmetz è un fotografo americano, anche lui molto noto, non ha lavorato particolarmente a Savignano, ma ha espanso un po' il suo raggio andando in territori limitrofi, Rimini, Riccione, Ravenna. E sono un po' quel che lui sa fare, sono queste storie legate spesso, sembrano quasi di fotogrammi, di possibili no, film. Anche qua, no. Il rapporto evidente con la storia, lui conosce molto bene l'Italia, il rapporto anche con la storia, con certi dipinti, con Montefeltro. No? Non so, vi butto queste cose perché comunque capite che i riferimenti spesso fanno diventare interessante e importante una fotografia. Robert Adams appunto dice, in quel libretto piccolo, la bellezza in fotografia, si chiede ma perché una fotografia è bella? No? È un termine molto scomodo, difficile dire perché una fotografia è bella, però può essere interessante, diciamo, per una serie di questioni, tra cui anche essere in qualche modo legato a una tradizione, capire come quella tradizione è diventata parte di te e tu in qualche modo la riaggiorni attraverso le tue immagini, oltre alla composizione, eccetera, eccetera, insomma, però una serie di questioni. Ma la tradizione, insomma, è uno degli elementi importanti ed è quello che cerchi sempre di spiegare agli studenti, il fatto che comunque la fotografia, che da una parte vive questa no, grande ambiguità, tutti possono scattare una fotografia in un secondo, anche la nonna, la zia, no, e quella deve essere per forza un'opera d'arte. No? Insomma, la fotografia è facilissima da scattare, da avere, però insomma allo stesso momento è molto complessa, è una disciplina molto molto complessa. Vedete che no, rispetto ad alcune immagini sembra che ci sia un prima e un dopo, no? E siccome non c'è né un prima né un dopo no, fotograficamente, e anche perché questo non è comunque no, un film, queste storie sono storie molto aperte, no? Ognuno può no, concluderla, continuarla a suo modo. Come spesso succede, le fotografie più interrogative sono quelle più interessanti. No? Stephen Shore dice che la fotografia che ha un grado zero di interesse è la classica fotografia del tramonto. No? Fa proprio come un esempio concreto. Una fotografia che ha un grado di dettaglio molto importante, un grado di informazioni importanti, ma il fotografo ha dato poco no, del suo pensiero. No?
rispetto a questa immagine. Una fotografia che si esaurisce nel momento in cui la guardo, mentre immagini di questo tipo sono sempre là a chiedermi, no, il perché e il per come, cosa c'è intorno, cosa c'è dopo, chi sta guardando quel gatto, no? Raymond Vauda è incappato quasi per caso a Savignano, anche lui non ha seguito un workshop e ha fatto anche lui quello che sapeva fare. Lui aveva appena pubblicato per Nazarelli Press un lavoro sulle scuole superiori e in maniera molto complicata si è riusciti ad interessare i direttori didattici e ottenere i permessi per fotografare all'interno di 3 scuole nel territorio, Savignano, Cesenatico e mi pare Riccione o Rimini. Il lavoro è stupendo, secondo me, molto interessante. È interessante capire che il cuore pulsante un po' di tutta la società è all'interno di queste figure di giovani. È interessante vedere gli atteggiamenti, le pratiche comportamentali e spesso è molto interessante vedere le pratiche comportamentali degli italiani, per cui di un paese latino, rispetto a un paese olandese. Il lavoro school che ha fatto, questa pubblicazione che era immediatamente precedente, l'ha fatto solamente in Olanda ed è incredibile capire come gli atteggiamenti siano completamente diversi. Lui stesso ne dimostrava e faceva capire come, il modo in cui i ragazzi si avvicinano alle ragazze, che poi si vede insomma, in maniera molto chiara in queste immagini, in Olanda assolutamente è una cosa impensabile. Ha usato anche una parola italiana, che ormone, per far capire insomma, no, qua che tipo di vitalità c'è all'interno di queste scuole, insomma, di un'età di passaggio come può essere quella di un adolescente, insomma, nel periodo delle scuole superiori. E insieme vedrete adesso immagini di giovani insieme a segni grafici che sono altri che caratteri sociali che si aggiungono sotto forma appunto di graffiti o di codici privati relativi a una propria intimità che viene in qualche modo trasmessa attraverso una grafia. Il titolo è Mentre qualcosa scorre, no, è proprio un'età di passaggio, no, in qualche modo. Inutile dire che la fotografia offre un'infinità incredibile di dettagli. Queste cose non succedono in Olanda, diceva lui, impensabile. Mi sentite? C'è molta libertà, no? L'essere latino evidentemente insomma, è noto. Pochissima compostezza, insieme ad alcuni dettagli di insomma, situazioni che ha trovato, vedete, no? Quel taglio netto, no? Che purtroppo mi tocca, no? Mostrare qua al sud, ma spesso insomma, si vive di queste cose, vuoi perché i giovani comunque riflettono un pensiero che spesso no, arriva a monte. No. È una grande teatralità sottolineata anche dall'uso della luce. Vedete questi graffiti che sono sul vetro, no? E si mescolano in qualche modo al paesaggio che abbiamo di fronte. L'arrivo del professore, ma nessuno se ne accorge comunque. Guardate la scritta lì a sinistra.
sembra un'età in cui si può tutto, no? Si può dire tutto, si può scrivere tutto, si è giustificati, no? Qualsiasi azione è giustificata. Dammi una lametta che mi taglio le vene. Anche qua riferimenti, icone, scritte. Sì, possiamo anche introdurre in questo lavoro il concetto di fotografia lenta, per cui il fotografo spesso si posiziona e aspetta il momento in cui il gruppo si forma, il gruppo si sforma, quelle quattro figure di Andrew Phelps sono ben distribuite all'interno di un'immagine, spesso un'immagine interessante viene fatta appunto dalla misura, una misura che non si può misurare con la squadra, ma è una misura dell'occhio, diciamo, in qualche modo. Stephen Shore dice che il fotografo è come un pescatore, cioè lui lanci l'amo e aspetti. Se sei così attento da aspettare con pazienza anche il momento giusto, ecco, puoi cogliere anche un pesce grosso, altrimenti magari il pesce piccolo comunque lo prendi, però se hai quell'acutezza, quella precisione, quella pazienza, quell'intelligenza, ecco che il pesce grosso, come magari in questo caso cui il fotografo ha aspettato che il gruppo magari si formasse, ecco che puoi pescarlo, insomma. Simon Roberts è stato il sesto fotografo, abbiamo già visto l'azione con i giovani, il suo compito era quello di fotografare la parte commerciale della città. Abbiamo già capito che c'è un grande centro commerciale, un'area molto vasta, sorprendentemente vasta, molto frequentata non soltanto nel turismo estivo, ma anche insomma durante l'anno. Per cui c'è un'area veramente molto ampia che in qualche modo ha tolto assolutamente qualcosa al centro storico, per cui i piccoli negozi, il piccolo commercio assolutamente ha risentito di questo grande polo commerciale, per cui lui si muoveva tra questi due poli, cioè il centro storico e i negozi, i piccoli negozi, e questo grande centro commerciale, per cui una grande catena. Per cui si spostava tra questi due poli cercando di capire insomma che tipo di di relazioni sussistevano tra questi due momenti legati appunto al commercio. Ha intitolato, guarda caso, molto d'attualità, questo progetto Una storia italiana, riferendosi, lui antropologo, ha studiato scienza della comunicazione, mi pare, riferendosi a quel libretto che Silvio Berlusconi ha mandato a tutte le famiglie italiane nel 2001, mi pare. Per cui lui era a conoscenza di queste logiche, molto attuali, insomma, anche rispetto a quello che è successo ieri, e ha voluto comunque attraverso il suo lavoro mostrare un microcosmo, e nel suo breve testo che presenta rispetto alle immagini vuole dare comunque un significato che va al di là di questo piccolo territorio, ma un significato che va a livello più ampio, a livello nazionale, forse anche oltre. Un altro fotografo lento, anche lui ha usato un banco ottico, per cui insomma una macchina fotografica su cavalletto che ti obbliga a tempi assolutamente molto più lenti, riflessivi rispetto al territorio. Questo è stato un lavoro molto crudo, veramente molto complicato, difficile. L'abbiamo chiamato effettivamente perché, conoscendo i suoi lavori precedenti, tenesse uno sguardo sempre molto allargato. Era noto il suo lavoro We English, pubblicato da pochissimo, in cui sopra il camper si è mosso in Inghilterra, in vari luoghi, fotografando un paesaggio spesso molto ampio, stando attento alle relazioni che sussistono tra le persone e il paesaggio. Nell'intervista dice: Savignano mi ha liberato di questa schiavitù, per cui io sono andato là e ho fatto una fotografia che non mi aspettavo, una fotografia molto frammentata, una fotografia molto incerta, forse perché il territorio insomma in qualche modo gli chiedeva questo. Però è un lavoro davvero molto critico, molto forte.
detto quello che dicevamo, il territorio delle sorprese, per cui no, dietro il campanile c'è tutto un insieme incredibile di sovrapposizioni, non soltanto i segnali, per cui l'arredo, diciamo, urbano, ma questi edifici che ignari della presenza di una figura storica, no? Che sta dietro, comunque no, riesce a muoversi ugualmente, no, all'interno del paesaggio. E poi sempre i legami con una tradizione locale molto, molto nota. Spesso a Savignano ci sono dei problemi perché c'è una forza religiosa molto forte, per cui se tu esponi dei nudi, no, durante il festival intendo, devi stare attento perché dopo arriva, no, quel cittadino che sottolinea questa cosa, va dai giornali, va dal sindaco, per cui insomma è una presenza ancora molto forte nel territorio. Premetto che io non abito a Savignano, abito nel Veneto, no? Per cui insomma sono venuto dopo a conoscenza perché insegnavo a Cesena di un territorio come quello di Savignano e insomma l'Emilia Romagna in particolare. Avete insegne vuote, eccetera. Guido Guidi ha chiuso un po' questo progetto, è stato il settimo fotografo, ha seguito un workshop con giovani fotografi e studenti, ha messo mano i lavori che aveva già fatto, Guido Guidi è di Cesena, per cui aveva fotografato ripetutamente in queste zone, tra cui è andato a scovare delle fotografie che aveva già scattato nell'84 Savignano, per cui una Savignano, se volete, anche diversa, mescolandole ad alcune foto che ha fatto appunto nel 2012, siamo a giugno 2012, no, è la chiusura del progetto. Per cui il lavoro molto interessante è stato di mescolare tempi diversi in un progetto che si intitola Un chilometro, per cui no, che è stato proprio anche il tema del progetto dato e consegnato agli studenti. Ognuno si prende il suo chilometro, vero o finto che sia, comunque diamoci un limite, no, fisico. Per cui un chilometro appunto è questa distanza, una distanza sottolineata anche da due date, no, 84-2012. Anche qua vi chiedo lo sforzo di girare, no, la testa, perché alcune immagini sono state pubblicate. Questa invece è recente, 2012, anche lui, insomma, lo conoscete, insomma, molti di voi lo conoscono, Guido Guidi, usa un banco ottico 20-25, come in questo caso, alternato un medio formato, che vedete, insomma, è un doppio formato che ho utilizzato anche in questo progetto. Anche qua molto critico rispetto al territorio, uno spesso serrande chiuse, affittasi, eccetera, eccetera, per cui insomma il territorio è cambiato da quando, no, pensavamo l'industria come motore, no, per questo progetto, 2009, a distanza di 4 anni la situazione è assolutamente precipitata dal punto di vista economico. Un'altra immagine recente. Anche questa.